L'episodio del 1 luglio, che mi ha coinvolto direttamente in una vicenda dai contorni molto torbidi, rappresenta soltanto l'epilogo di una serie di fatti anomali che non possono prescindere dalla comprensione di quanto è accaduto il 1 luglio e che fanno a me pensare che sia stato ordito un complotto a carico della mia persona. Precisamente, rispetto alle accuse che sono state prodotte nei miei confronti da parte di cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, senza fissa dimora, clandestini e colpiti dal decreto di espulsione, io antepongo una serie di elementi che corrispondono a descrizione dei fatti reali, presentazione di documentazione oggettiva e formulo una serie di prove certe, di elementi probatori inconfutabili. Nel caso specifico, parto da questi episodi che antepongo a quello conclusivo del 1 luglio, che si costituiscono o si formalizzano attraverso una serie di denunce da me compiute nel corso degli ultimi mesi. Precisamente 8 denunce in 11 mesi. La prima denuncia fa riferimento a luglio 2009, momento in cui trovo la mia macchina sottoposta a danneggiamenti multipli. La macchina completamente rovinata, probabilmente ha costituito un avvertimento nei confronti della mia persona. Sporgo denuncia ai carabinieri, alla sezione carabinieri di Ostia. Successivamente accade che subisco il furto della mia autovettura, il furto totale dell'autovettura, precisamente nel dicembre 2009. Di conseguenza, al furto della vettura restituisco le chiavi alla compagnia di assicurazioni che vengono inoltrate a Torino. La compagnia mi risponde attraverso una perizia mediante la quale mi comunica che le chiavi sono state sostituite, avvalorando una circostanza precedente di 2 mesi al furto, nel corso della quale io ho riscontrato il malfunzionamento delle chiavi. Ed addirittura, poiché non funzionava la chiave manuale, ho estratto la chiave del telecomando, non funzionava, ho estratto la chiave manuale dal telecomando. Ho cercato di inserirla nella serratura come chiave alternativa e questa non alloggiava nella serratura. Successivamente al furto mi informano che le chiavi sono state sostituite, che hanno intagli diversi. Mi inoltrano da Torino anche le foto scannerizzate della sostituzione delle chiavi della mia vettura, che danno evidenza senza ombra di dubbio della loro sostituzione. Questo significa che dal momento in cui me ne sono accorto, che corrisponde ad ottobre 2009, a dicembre 2009, ignoti si introducevano all'interno della mia vettura, che si è concluso poi con il furto totale della macchina. Inizio a riscontrare una serie di anomalie sui cellulari di cui disponevo e che utilizzavo per la mia attività professionale e politica. Presento una prima denuncia alla Polizia Postale nel mese di febbraio, presento una seconda denuncia integrativa nel mese di febbraio, dopodiché i primi di marzo subisco il furto della mia borsa con all'interno 4 cellulari in presenza di testimoni alla stazione Piramide. Improvvisamente mi sparisce la borsa che avevo poggiato momentaneamente a terra vicino a me. La borsa conteneva 4 cellulari che erano oggetto di interesse della denuncia da me prodotta. Presento poi una terza denuncia alla polizia per malfunzionamento del cellulare nuovo che acquisto, che dopo un breve periodo inizia un evidente malfunzionamento, e tra l'altro sono raggiunto e colpito da squilli anonimi e molesti quotidianamente da febbraio a giugno per 5 mesi ininterrottamente. Nella fase diurna e notturna, nei casi in cui lo dimenticavo acceso, venivo raggiunto da squilli molesti. In alcuni casi il telefono si illuminava improvvisamente e non si percepiva
il suono da parte dell'udito. Quindi era una vera e propria attività molesta nei miei confronti, che è durata 5 mesi. Acquisto la vettura nuova, la BMW. Il giorno immediatamente successivo all'acquisto della mia BMW mi sparisce la seconda chiave datami in dotazione. Tutti questi episodi sono accompagnati da 8 denunce da me prodotte alle autorità competenti e che mi fanno ben pensare che ci sia stato un disegno programmato nei miei confronti. Io affermo che la notte del 1° luglio non c'è stata alcuna presenza di sostanze stupefacenti e lo stesso è dimostrato dai fatti reali e dagli elementi di prova. Perché nel caso specifico è accaduto quanto vi sto per ora dire. La mia auto è stata perquisita ed è stata restituita a me la sera rispetto alla mattina, ovvero dal momento dell'accadimento del fatto. All'interno della mia vettura non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente. L'appartamento di Appio San Giovanni è stato perquisito e al suo interno non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente. La mia abitazione privata è stata perquisita giustamente dalla Polizia di Stato, che doveva svolgere il suo compito e che lo ha svolto nel modo migliore, e non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. L'unica traccia di sostanza stupefacente proviene dalla fantasia di coloro che mi accusano e che ci tengo a ripeterlo, si tratta di 2 cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, senza fissa dimora, clandestini e quindi anche colpiti da decreto di espulsione. Questa è la fonte d'accusa, una fonte di fantasia completamente inconsistente, per la quale però io mi trovo indagato per detenzione e spaccio. Voglio tra l'altro aggiungere che Morgana ha fatto delle affermazioni molto importanti, lo leggo a pagina 38 della rivista settimanale Oggi, dove afferma che nel via vai di persone che si sono introdotte nella sua abitazione in seguito alle perquisizioni, alle verifiche, quali l'emergenza 118, la polizia scientifica, la polizia di Stato, i vigili del fuoco, sostiene che gli sono spariti dei soldi, gli unici soldi che aveva e di cui disponeva e che quindi adesso si trova pure in difficoltà. Questa si chiama calunnia ed è un reato procedibile d'ufficio. Quindi non è stato fatto alcun procedimento rispetto a questa calunnia nei confronti di Morgana, nei miei confronti invece è stato aperto un procedimento per detenzione e spaccio solo attraverso la fantasia di chi mi accusa. Ho appreso tra l'altro dalla rivista settimanale Oggi che Morgana sostiene di avermi frequentato per 4 mesi. Ebbene, anche di fronte a queste ipotesi, illazioni, a queste fantasie che sono prodotte dalla mente di Morgana, che tra l'altro devo aggiungere per l'articolo pubblicato sulla rivista settimanale Oggi, ha stipulato un contratto e gli è stato riconosciuto un corrispettivo di denaro. Quindi questo già dice qualcosa rispetto alle affermazioni che ha fatto. C'è stato un interesse economico dominante rispetto alle affermazioni da lei sostenute. Aggiungo tra l'altro che sono in grado anche in questo caso di confutare tutto quanto è stato indicato nell'articolo da lei prodotto, perché ci sono una serie di elementi che in questa circostanza posso in parte pronunciare. Per esempio, non esiste alcuna forma di traffico telefonico in uscita ed in entrata tra la mia utenza e quella di Morgana. Non esiste assolutamente nulla. Non c'è stata nessuna connessione telefonica, nessuna telefonata in nessuna direzione tra le 2 utenze. Perché io non possiedo il suo numero, lei non possiede il mio numero telefonico e perché non l'ho mai conosciuta. Salvo la circostanza del 1° luglio che è stata di brevissima durata e che poi ha avuto delle conseguenze che racconterò prossimamente alla fine delle indagini che si stanno svolgendo in questo momento. Tra l'altro ho appreso dalla stampa che non ha cognizione di alcune componenti identificative specifiche del mio corpo, alcune peculiarità che mi appartengono strettamente e che solo una persona che mi frequenta intimamente può riconoscere e può parlarne in merito. Voglio anche sottolineare un altro aspetto, in tutta questa vicenda sono stato
sottoposto ad un vero e proprio linciaggio mediatico, perché sono stato consegnato da una certa informazione poco attendibile, giornalistica, al Tribunale del Popolo. Il popolo mi ha giudicato, condannato, etichettato, si è pronunciato nei miei confronti in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche con ampie manifestazioni di intolleranza verso un uomo, e questo non è di sicuro una cosa che possiamo accettare verso qualsiasi uomo si manifesti. E tra l'altro il Tribunale del Popolo si è sostituito al Tribunale Ordinario, perché ci sono delle indagini in corso, c'è un procedimento penale aperto, questo si deve concludere e solo alla sua conclusione si potrà dire se io sono colpevole di certe cose o se non lo sono. Rispetto alla colluttazione avvenuta all'interno dell'appartamento, vi informo che anche in questo caso la stampa ha cercato di attribuire a me delle fantasie, ha cercato di disconoscere l'avvenuta colluttazione. Io per fornire le prove rispetto all'accaduto ho consegnato le fotografie dei traumi subiti al mio avvocato Domenico Stamato, che le ha consegnate al professor Carlo Maria Oddo, medico legale, che si occuperà di fare una perizia in merito a quello che lui ha potuto riscontrare dalle fotografie oggettive che gli sono state consegnate. Tra il pool medico di professionisti che ho incaricato compare anche il professor Carella Prada, psichiatra forense della Università La Sapienza di Roma, che dovrà determinare il mio stato di salute mentale, poiché hanno tentato di attribuirmi uno stato mentale disturbato. Sarà compito dello psichiatra stabilire se sono disturbato o se sono una persona comunque con comportamenti normali, comuni, che appartengono alla media della società. Tra l'altro nel pool medico compare anche il tossicologo, il dottor Dino Tancredi, che dovrà stabilire se sono persona che fa uso di sostanze stupefacenti, che ha questo stile, questa condotta di vita, o se sono estraneo a questi comportamenti. Ringrazio ovviamente la Polizia di Stato, colgo l'occasione per ricordare che l'intervento proverbiale della Polizia di Stato mi ha salvato da eventi più infausti.